Perché le promesse si mantengono, Jack, e io manterrò questa promessa, e quindi ecco a voi la top 10 dei 10 film più belli in assoluto, secondo Facciamo Cinema. Piccola premessa, ho escluso un casino di registi che mi piacciono, fine premessa. Ok, molti non saranno d'accordo con me, e questo è chiaro, io avrei fatto la top 750 minimo dei film più belli del mondo, ma chi se ne frega, la facciamo lo stesso. Quindi cominciamo, forse il primo film, quindi il decimo posto, sembrerà un film banale, commerciale, però io in questa classifica non ho giudicato perché chiaramente come fai 10 film? È impossibile giudicarli dal lato tecnico e quindi sono andato più a getto, quelli che mi hanno più preso in senso figurativo, letterale, lo stomaco, che mi hanno emozionato di più, che mi hanno fatto ridere, piangere, soffrire, emozionare, arrabbiare, insomma, quelli che che mi hanno lasciato un qualcosa dentro, una passione in più che mi hanno avvicinato sempre di più al mondo del cinema. E quindi cominciamo. Decimo posto, Forrest Gump. Ve l'ho detto, banale, commerciale, però a me ha fatto piangere 3 giorni e poi, insomma, con tutti i premi Oscar che ha vinto, Tom Hanks nel suo personaggio credo più significativo. E poi se vogliamo entrare dentro al film, questo suo problema alle gambe, il problema con la madre, con la moglie, insomma, tutto questo ripercorrimento della storia americana della seconda metà del Novecento in poi, che viene vissuta attraverso le varie fasi della vita di questo personaggio, ecco, secondo me questa è una grandiosa idea che è unita poi alla malinconia, alla nostalgia che provi per tutta la durata del film, secondo me merita di stare in questa classifica. Nono posto, Scream. Ok, chi mi segue da tanto tempo dirà: ma come? Cioè, ne parli sempre assiduamente, perché non lo metti al primo posto? E ok, voglio essere oggettivo comunque, analizzo sì il lato, non il lato tecnico, ma l'emozione che mi lasciano questi film, però cercando di rimanere anche un po' oggettivo. Scream è un gran bel film, però secondo me viene superato da tanti altri capolavori che tra poco andremo a vedere. E poi Craven, certo, è un grandissimo regista, uno dei miei preferiti in assoluto, però questo film è sempre rimasto, diciamolo, un po' di nicchia. Lui è partito con questi L'ultima casa a sinistra, Le colline hanno gli occhi, questi lavori mediocri che poi non sono diventati poi chissà che, non lo sono mai stati in effetti. Poi dopo è arrivato Nightmare e già da lì ha cominciato ad avere successo fino a raggiungere l'apice, secondo me, con questo film, che infatti secondo me è il suo più bel film in assoluto. C'è da dire che mi ha fatto capire la costruzione di un film horror andando a snaturalizzare, a distruggere quello che è la sua essenza, andando quindi ad abbattere uno per uno tutti i suoi cliché, roba che hanno poi rifatto tanti registi nel corso della fine degli anni 90 e inizio 2000. Se vogliamo racchiuderlo in un genere a tutti i costi, è un thriller meta horror satirico che poi dopo è stato parodiato da mille altri registi con Scary Movie e simili. Ottavo posto, The Nightmare Before Christmas di Henry Selick. Su progetto ovviamente di Tim Burton, che doveva inserire a tutti i costi. Ora tra poco uscirà anche la grandissima serie TV su Mercoledì della famiglia Addams, sempre diretta da lui, che sarà una cosa strepitosa, già me lo immagino, perché è proprio un personaggio che si addice a Tim. Niente, dovevo inserire questo film a tutti i costi, perché è quello che poi mi ha fatto scoprire un po' il cinema. Mi ha fatto capire che l'animazione non è solo un cartone animato, ma un genere, cosa che ancora in molti non capiscono. E potevo inserire benissimo qualsiasi altro film di Burton, da Edward a Alice. Però poi ho deciso di mettere questo perché è il primo che ho visto. È quello che
diciamo, lo ha reso noto all'inizio degli anni 90, anche se aveva già diretto notevoli capolavori. Mi viene in mente Edward, appunto, nel 90, o Beetlejuice 2 anni prima. Però questo film sarà per la sua storia, di questo personaggio che non è più contento del suo mondo, non è più abbastanza per lui vivere in quel mondo di Halloween, ha bisogno di qualcosa di più, di nuovo, vuole uscire un po' dagli schemi, e forse è proprio questo, che questo uscire dagli schemi, questo cercare qualcosa di nuovo, che me lo fa amare così tanto, più di ogni altra cosa, al di là della trama, al di là dei personaggi. Settimo posto, andiamo sul cinema italiano, anche qui ho dovuto escludere un mondo di cose. Ecco, un'altra piccola premessa: non ho inserito film che sono già nelle più grandi top 10 del cinema mondiale, quindi non aspettatevi Quarto Potere di Orson Welles, perché è considerato il film più bello di tutti i tempi, ho preferito evitare, altrimenti sarebbe stato scontato, così come non ho inserito Ladri di biciclette di Vittorio De Sica e tantissimi altri. E quindi siamo sul cinema italiano, Mario Monicelli, Parenti Serpenti del 1992. Non so perché l'ho inserito, da tantissimi anni che non lo vedo più, però forse sarà perché c'è questa famiglia che si ritrova durante le festività natalizie e cominciano a fare le cose più comuni che si fanno a Natale in famiglia. E forse è stata proprio questa semplicità che me l'ha fatto apprezzare, questo rivedermi in questa famiglia che si ritrova per una festività così importante, e tutto quello che poi si viene a creare tra i vari familiari, secondo me lo rende un grandissimo film. Non il più bello di Monicelli, però ho voluto non essere scontato e quindi inserisco questo perché è quello che mi ha poi alla fine emozionato di più. Ci spostiamo in Europa. Svezia. Bergman. E quindi voi direte il Settimo Sigillo, il posto delle fragole, la fontana della Vergine, Persona. E invece no. Per evitare di essere scontato e dargli con questa parola, vabbè, scusate, ho inserito Piove sul nostro amore, un'aspra critica alla società che si andava formando a quel tempo, ed una storia che cerca di eludere da quello che è il romanticismo vero e proprio. I film di Bergman non sono romantici nel senso più stretto del termine, e c'è questa storia di questi due ragazzi che, da che non si conoscono per niente, poi arriveranno ad avere un figlio. Ed è una storia talmente particolare che, un po' come tutti i film di Bergman in realtà, ma per non essere scontato, tagli con questa parola, scusate, ho deciso di inserirlo. È il secondo film riconosciuto in ordine cronologico di Bergman. A me piace un casino e l'ho messo. Al quinto posto, un regista inaspettato, perché secondo il mio ordine dei registi dovrebbe essere l'ultimo da visionare, perché è quello che un po' riporta tutti i generi, riporta tutti gli stili, omaggia tutti i grandi registi di qualsiasi epoca. Sì, sto parlando di Tarantino e non lo volevo mettere appunto per questo motivo inizialmente in classifica. Poi però in effetti ho, diciamo, un po' rovesciato la medaglia, ho fatto il rovescio della medaglia, perché in effetti inserendo questo film potevo prendere tutta quella fetta di cinema asiatico, di film di combattimento, di karate, che non ho potuto inserire. E quindi ecco a voi Kill Bill, tutti e due. E sì, l'ho inserito perché sono 3 ore di un film che mi ha preso tantissimo. Praticamente, come l'ho cominciato la sera stessa, ho dovuto finirlo, perché è un film che
ti prende tantissimo, hai voglia di vedere quello che succede dopo. È costruito in un modo che appena finito il primo DVD ho dovuto subito inserire il secondo e anche se era tarda notte, me lo sono visto tutto. E che dire, Tarantino è un regista molto particolare e secondo me questo è il suo vero capolavoro. Al quarto posto non c'è Allen, non c'è Spielberg, lo dico perché sono due dei grandissimi registi che ho dovuto escludere da questa classifica, ma c'è Cameron con, non è Titanic, non è Avatar, ma Terminator. Secondo me il film più bello, di sicuro, dell'84. La vera e propria costruzione di un cyborg con questo Schwarzenegger in tutte le sue forze, questi inseguimenti che lo rendono quasi un film d'azione, molto rocamboleschi, un finale degno veramente della più grande favola nera di suspense di Craven, che veramente lo rendono il film perfetto per un qualsiasi tipo di serata. Nell'84 sono nati anche Ritorno al Futuro e Ghostbusters, che però non ho inserito appunto perché dovevo inserire a tutti i costi, paragonandoli ad essi, questo film, Terminator. Secondo me merita tantissimo questo quarto posto. Top 3. Terzo posto, Il Grande Dittatore di Chaplin, siamo nel 40 e secondo me questo film merita questa posizione, questa medaglia di bronzo, proprio perché va a emanare un messaggio in una condizione storica in cui questo film e Chaplin stesso avrebbero potuto subire delle gravi conseguenze. Il film potrebbe essere stato bandito. Potrebbe essere stato arrestato Chaplin a causa del regime del dittatore. Siamo nel 40, quindi in piena seconda guerra mondiale. E quel messaggio finale, letto in quel modo, per un film uscito proprio in quell'epoca, secondo me lo rende non solo il più grande discorso del cinema di tutti i generi di sempre, ma un grandissimo e meraviglioso film. E al secondo posto, per gli amanti del genere horror, c'è Kubrick con Shining. E anche qui potremmo inserire tutti i film di Kubrick, però alla fine ho deciso di mettere questo, a parte per inserire un film di paura, se vogliamo, e poi perché è quello che più mi ha colpito non solo per il film ma anche per il libro. Ora voi avete visto, chi mi segue da un po', che io ho anche fatto un video sulla mia collezione di libri di Stephen King, e quello che attanaglia King da una vita è questo difficile rapporto col padre dopo che l'ha abbandonato. E questo ritorna anche nel film, perché è un film che può essere visto sotto due aspetti, o quello paranormale, oppure Jack impazzisce e quindi si ricade sulla follia. È uno dei temi quasi portanti di questo genere di film, insieme alla vendetta e poche altre cose. Quindi, preso da questo secondo punto di vista, ve lo giuro, mi ha spaventato a morte. E certo, non lo dico perché c'è chissà cosa in questo film, ma appunto perché la paura è soggettiva. Stoppate il video e provate a indovinare. Allora, ci arrivo piano piano. Secondo me, il film più grande di questo regista è un film del 1984. Questo regista viene omaggiato spesso da Tarantino. Non sto parlando di Corbucci, ma sto parlando di Sergio Leone, C'era una volta in America, con le musiche straordinarie di Ennio Morricone, questo maestro recentemente scomparso, ed è l'unica colonna sonora sua che tutte le volte mi devo riascoltare, perché al di là del contesto
in cui si presenta all'interno del film è una musica, una colonna sonora meravigliosa presa anche a parte. Solo per la colonna sonora questo film è una meraviglia. E poi c'è tutta la storia di questi gangster con questo Robert De Niro, giovane, poi ancora più anziano, fino ad arrivare alla tenera età, che è costruita in una maniera come solo Sergio Leone e pochi altri saprebbero fare. E quindi questa era la mia top 10, spero che vi sia piaciuta. Io intanto vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video. Da Facciamo Cinema è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!